fam, 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 fam. Punto 4. Premiazione della vincitrice del concorso, l'ottava poetessa, Stefania Battistella. Grazie. In omaggio a Diletta Di Paola, che ha fatto le teche poetiche, c'è anche la confezione poetica e quindi la foto sta all'interno, è un 30-40 mi sembra. Vediamo. Allora l'apriamo, no? Diletta, hai messo un laccio poco poetico, molto profano, non si toglie. Ok? Una poetessa, il vento, allora parlerò un pochino di più, chiamo qui una artista schifosamente giovane del 1989, Stefania Battistella. Scherzo, no? Dimmi come nasci, cioè come ti viene questa vena della poesia, da piccola oppure ti è venuta a 20 anni oppure quando vedi gli oggetti, le cose? Io conosco dei poeti che mi dicono quando vedo una persona, una cosa, un oggetto mi viene in mente una poesia, evidentemente la devo scrivere, la devo. Qual è la tua vena? Come nasci? Come nasce la poesia? Nasce perché allora innanzitutto scrivo di Allora, all'inizio scrivevo dei piccoli racconti, poi sono passata alla poesia, ma non c'era semplicemente qualcosa da dire. E da qui è nato il bisogno di scrivere, non perché fossi ispirata da qualche cosa in particolare, c'era semplicemente un pensiero, qualche cosa che volevo dire agli altri. Sai, quando invece si scrive un romanzo, succede poi il personaggio diventa autonomo e quasi di vita propria, nella poesia. Cioè, quasi come se lo scrittore sentisse le parole del personaggio. E nella poesia è la stessa cosa? La poesia deve essere la stessa cosa, perché molto spesso, spero, che questi poeti che scrivono vivono in prima persona quello che scrivono. Quindi in questo senso sono un tutt'uno. Che ci leggi oggi? Vi leggo una poesia una, che è, diciamo, per ritardo. Leggiamo una che. Una, appunto. Vuoi leggere col guanto o te lo regalo dopo? Me lo dai dopo, altrimenti non mi scivola lì. Si intitola Primo d'aprile. Tutti quei professori, qui presenti o altrove, dovrebbero insegnare vita e non solo parole vuote, sempre presenti all'appello. Tutti quei genitori, qui presenti o altrove, dovrebbero essere accorti, essere più grandi dei figli, e non muti, pali della luce, o fili scoperti con pistole ad acqua. Tutti quegli amici, qui presenti o altrove, quelli che fanno concorrenza ai fantasmi, forse addirittura più banali della stupidità che portano in giro. Sorrisi vuoti e finti, presenti solo altrove. Tutti quegli idioti, qui presenti o altrove, che si contentano del divulgato. La verità è palese, ma come ciò che sta sotto agli occhi, anche lei è ben nascosta, rendendo saggio ogni stupido dotato di bocca. Tutte quelle credenze, mie, tue, loro, degli altri, che attingono sempre allo stesso pozzo, ma si fanno la guerra perché hanno faccia diversa, ma hanno lo stesso culo.
Tutte quelle persone che si arrabbiano senza saper fare altro costituiscono un gruppo di emarginati che prima o poi scoppierà, sporcando di verità tutto ciò che sta intorno. Spero solo, lo spero davvero, che questo, o quel che vuole essere sia, scoppi in fretta e in pratica è solo carta bianca scarabocchiata di primo d'aprile. Il guanto delle sfide questo. Grazie a Stefania Battistella e chiamo qui invece la poetessa Silvia Rosa. Fun.